Senza i suoi tifosi e senza due pedine importanti come Di Piazza e Costa Ferreira, ma con un organico di tutto rispetto e una società ambiziosa alle spalle, elementi sufficienti per spingere il Catania a prestare molta attenzione. Il Lecce è una delle avversarie più pericolose nella lotta per la vittoria finale e i rossazzurri dovranno giocare una partita perfetta per portare a casa la prima vittoria di questo campionato. Il big match di domani è l'occasione giusta per dare la svolta alla stagione. Non può ancora essere una gara decisiva. Il torneo è lunghissimo e perdere qualche punto in questa fase non può certo essere condizionante. Ma è anche vero che una brutta partenza rischia di pesare sul piano dell'entusiasmo e della fiducia e soprattutto di rompere gli equilibri che si possono formare nello spogliatoio. Ecco perché il Catania adesso ha voglia di vincere, per cominciare sul serio la scalata immaginata in estate dalla società e dai 5.000 che hanno deciso di abbonarsi. Domani sulle tribune del Massimino, in verità, saranno ancora di più. Mancheranno i tifosi ospiti per il divieto della prefettura, ma sarà solo un dettaglio di questa giornata. La differenza dovranno farla gli uomini in campo. Lucarelli sta pensando a qualche variazione rispetto alla settimana scorsa. In difesa, Marchese potrebbe giocare con Aia e Tedeschi. In mezzo al campo, uno tra Biagianti e Caccetta sembra destinato a rimanere in panchina. In avanti potrebbero partire titolari Curiale e Russotto, con Ripa pronto a subentrare. Nel Lecce, che deve fare a meno di Di Piazza squalificato, è rimasto a casa, come detto, anche Pedro Costa Ferreira, infortunato, hanno invece recuperato Pacilli e Marino, anche se solo il secondo dovrebbe giocare dall'inizio nel 4-3-3 di Rizzo. Occhio al tridente offensivo giallorosso: Torromino, Caturano e Lepore hanno caratteristiche diverse, ma la stessa passione per il gol.